Due vigili del fuoco deceduti, altri due pompieri, un carabiniere feriti e un'altra persona dispersa. Questo è il bilancio dell'esplosione che è avvenuta nella notte di martedì 5 novembre, intorno alle 2, in un cascinale disabitato a Quarniento, in provincia di Alessandria. I vigili del fuoco stanno ancora scavando nelle macerie perché all'appello manca un collega, un altro vigile del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, non si esclude l'origine dolosa.